Questa trasmissione è una produzione La Voce del Ribelle. www.ilribelle.com. Samuel, Sofia Coppola, film che ha vinto a Venezia fra le polemiche, anzi, diciamo pure le forti contestazioni del pubblico e del giornalismo specialistico, contrati con arroganza da Tarantino. Beh, dobbiamo dire, visto il film, quelle critiche erano più che giustificate. Qualsiasi illazione uscita sulla giuria di Venezia, ma hanno visto veramente i film, non li hanno visti, è stata una vittoria raccomandata. Beh, non possiamo naturalmente confermarle, ma non ci sentiamo certo di smentire queste voci né di togliere loro credito. È un film, già dire un film sembra quasi un non film, alcuni hanno definito che viene stato girato in non luoghi che poi hanno dei nomi famosi, ben identificabili invece, ma vanno come simbolo definiti non luoghi e altro. Qualcuno l'ha definito pedagogico, verrebbe anzi a dire moralistico, soprattutto è autoreferenziale. È il cinema che parla di se stesso, perché il protagonista è un attore, nel senso che è un attore che recita la parte di un attore la cui vita terribile, sacrificata, costretto a scoparsi una figa dopo l'altra e completamente vuota, poverino da compatirlo. Quindi ci troviamo di fronte a questo dramma esistenziale del vuoto di questo poveraccio, ma fin lì ci potremmo anche stare, che proprio nel film non è che siamo di fronte a sequenze, siamo di fronte a inquadrature leziose, lunghissime, che pretendono di essere intellettuali. In realtà sono lente, e lento non è sinonimo di profondo. Insomma, è un film di non luoghi, è un non film. Non si capisce come possa aver vinto Venezia. Noi di Venezia abbiamo visto un film solo, oltre a questo, 20 sigarette, e ci basta per dire che non era certo Samuel il film da vincere Venezia, ma Tarantino ha voluto questo. Uno potrebbe dire perché la cricca di quel certo giro di film di cinematografia americana, un po' fuori giro Hollywood, che si aiutano un l'altro, io do un favore a te, uno a me, non vogliamo certo pensare questo, né lo sosterremo mai, ma giusto per non prendere querele, insomma. Quindi è un film che non si capisce, di quelli che gettano discredito sui festival quando li vincono. Vediamo, Venezia ha prodotto buoni film, 20 sigarette è il primo, che a detta di Salvatore non hanno suscitato emozioni nella giuria. Invece questo film, che peraltro rifà degli stereotipi, una parte girata in Italia, dove c'è veramente lo stereotipo dell'italiano spaghetti mandolino più becero, che non si sa chi lo possa più credere, anche in un'America che è il paese con il minor numero di passaporti dell'Occidente. Va bene, poi gran film, poi ci sono appunto questa parte italiana in cui il nostro attore è invitato a Milano, che non si capisce perché atterri a Fiumicino e vada, supponiamo riconosciuto l'Hotel Parco dei Principi di Roma, visto che è a Milano. Ma dettagli che nella cinematografia di classe, di culto, evidentemente non contano. Insomma, un film d'una lentezza rara. Descrive, va detto, perfettamente il vuoto, il senso di vuoto di questa vita vuota che ha questo attore. Descrive però splendidamente non solo il vuoto dell'attore, ma anche il vuoto della regia e della sceneggiatura. Per La Voce del Ribelle, Ferdinando Menconi.